Salve, io sono l'Enigmista Anonimo e in questo canale io cerco di risolvere i giochi enigmistici mostrando le modalità di svolgimento in modo che vengano risolti nei casi dei giochi più semplici, in modo che vengano fatti in meno tempo possibile e nel caso dei giochi più difficili in modo che vengano risolti nel modo più intelligente e con metodi risolutivi abbastanza innovativi. Dunque, iniziamo con dei giochi abbastanza semplici, che sono nella cosiddetta sezione della pagina della Sfinge, quindi all'inizio. E diciamo che sono giochi di parole, ma anche i classici rebus. E per l'appunto iniziamo svolgendo questo semplice rebus, che è composto da ben 3 lettere, come indicato qui. Dunque, qui si nota che alla lettera B è associato questo oggetto, il quale è un elmo. Quindi noi si ha che la prima parola inizia con B ed è associata con questo oggetto, e sia belmo. E già qui si capisce che questa parola è bel. Poi si ha questo gruppo di persone che, essendo tante persone unite che cantano, si ha un coro. Ma stavolta si ha accoppiata la parola sai. Quindi si ha mo, sai, co e poi quella che avanza. Infine, queste due, come ben evidente, sono delle mani e le lettere associate a queste mani sono CO e quindi mani per tanto la soluzione del rebus è bel mosaico romanico, la quale abbiamo ottenuto associando a B la parola elmo, assai il coro, questo gruppo di persone, e infine alla coppia di lettere CO le mani. In modo simile è possibile risolvere questo secondo semplice rebus, che ovviamente in questo caso sia F, alla quale è associato l'oggetto in questione che è un'arca, infatti questo è Noè e questi sono tutti gli animali che vengono accolti, quindi si ha far, ca, ecco, qui si ha una D e le persone in questione, essendo con un notaio, sono degli eredi, i quali stanno stipulando un testamento, quindi si ha cad e le dighe avanzano da quest'ultima parola e infine si ha ti avvicino, ecco, ti con una mappa della città vista dall'alto e ci sono dei nomi sopra scritti. Per l'appunto i nomi in questione sono vie e anzi dunque, anzi, sì, vie, infatti viene di viedi e torna. Quindi, ricapitolando, si ha F, arca, D, eredi, poi vie, queste, e infine T. E la parola torna per l'appunto con le lettere che sono state suggerite da questo gioco. Poi, nella stessa pagina, è possibile trovare dei giochi di parole molto carini che spesso sono, come, alcune volte, come se fosse delle filastrocche. Iniziamo con questo sotto. Dunque, leggiamolo insieme e analizziamolo.
Penso che alla prova costume seguia sino a primi un deastico e severo. Dunque, già dal contesto si capisce che siamo in un mese estivo, ma non, intuitivamente supponiamo sia giugno o maggio. Vediamo, dunque. Ai primi di, perché è associato a un mese, il mese in questione è giugno. Infatti, ai primi di giugno, un deastico severo digiuno. Infatti, scrivendo le lettere sia di giugno, ed essendo il gioco in questione uno scarto, da questa parola ne va tolta una, e la parola in questione che va tolta è la G. Infatti, ed unendole si ottiene questa che è digiuno. Il gioco è risolto. Dunque, passiamo a quello sopra, di gioco di parole anch'esso, che dice: ho avuto uno ta-ta-ta-ta col commesso, perché l'ho ta-ta-ta non hai messo. Siamo in un negozio, e in un negozio uno che vende oggetti, il quale il cliente li compra, oltre all'oggetto gli emette un foglietto, il quale è uno scontrino. Infatti, questa parola, incognita, è scontrino. Ed essendo già con questione un falso diminutivo, ecco, bene messo a fuoco, sia che la parola che originata da questa è scontrio. Infatti, il fittizio scusate, il falso diminutivo, scusate, di scontrio è scontrino. E il gioco per l'appunto torna. Poi, come ultimo gioco di questa sezione, anch'esso semplice, giusto per iniziare con in modo piuttosto esordiente questo nuovo canale, vediamo il seguente. Ho bucato la gomma in alta ta 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 ta. Chi mi aiuta a cambiare la ta ta ta? Molto semplicemente sia che ho bucato la gomma in alta quota, essendo come ci suggerisce questa citazione iniziale. Chi mi aiuta a cambiare la, dato che cambiamo l'iniziale, si cambia consonante e quindi si ha quota, ruota. E il gioco è risolto. Quindi, grazie per aver prestato attenzione, io vi proporrò nuovi giochi andando avanti e anche spero più avanti, chissà, anche giochi molto difficili e con soluzioni elaborate, e vi mostrerò anche dei metodi risolutivi molto che ho sviluppato per esperienza personale. E iscrivetevi al canale e buon proseguimento. Grazie.